Partenza del Tour of the Alps che torna in Trentino e torna in questa Arco, oggi bellissima per questa partenza. Sì, diamo il meglio di noi, il nostro territorio è straordinario e attraversiamo con questa corsa anche il Sud Tirolo e il Tirolo, siamo uniti anche attraverso lo sport e credo che questa corsa di altissimo livello rende onore ai nostri territori. È in preparazione anche al Giro d'Italia e credo che abbiamo trovato una formula che davvero valorizza al massimo il valore del ciclismo nel nostro territorio, che è molto vocato. Il Giro del Trentino è una grandissima storia, ma con questa unione territoriale, questa grande alleanza, si è dimostrato che si può arrivare ancora meglio, ancora più in alto. Sì, certo, ci voleva una grande tradizione e anche un grande impegno del comitato organizzatore, che non ha voluto mollare in anni difficili, li dobbiamo ringraziare, ma anche una sensibilità da parte nostra nel riuscire ad allargare lo spettro e quindi ad avere una corsa che oggi tranquillamente può stare nel calendario internazionale ad altissimo livello. Quanto significa una carovana così internazionale di 20 squadre, la diretta internazionale in oltre 100 paesi e questi straordinari campioni al via? Significa tanto, perché vuol dire dimostrare che il nostro è un territorio accogliente, bellissimo, e quindi vuol dire valorizzare le nostre potenzialità turistiche grazie allo sport. Grazie.